Vabbè. Eccoci ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Sono sempre io, Riccardo Villa, e con Andrea Spada oggi andiamo a intervistare Donato Telesca. Benvenuto Donato nel nostro podcast. Benvenuto. Grazie ragazzi, grazie dell'invito per questo podcast. Sono a vostra completa disposizione per completare questa esperienza al meglio. Perfetto, perfetto. Saremo degli ottimi ospiti, dai, speriamo. E senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito con la prima domanda, ovvero presentati un po', raccontaci la tua storia, chi sei, cosa fai, in modo tale che anche i nostri ascoltatori possano sapere un po' quello Allora, che. io sono Donato Telesca, io ho 22 anni, sono un atleta di pesistica paralimpica perché quando avevo 2 anni e mezzo ho fatto un incidente che mi ha portato all'amputazione di entrambe le gambe e quindi diciamo che ho vissuto questa mia vita un po' in modo differente, in un modo un po' diverso, però diciamo senza rinunciare comunque a tutto quello che un ragazzo normale comunque fa tendenzialmente, no? Certo. Questo. Ovviamente diciamo, il topic ora è appunto la mente dell'atleta, no? Quindi diciamo che mi sono sempre allenato in realtà in palestra fin dalla mia adolescenza, anzi fin da un ragazzino davvero piccolo. Probabilmente ho toccato i primi pesi all'età di 9 anni, ovviamente per gioco, no? Per divertimento, perché alla fine non potevo fare altro essenzialmente. Per quanto andassi comunque con i miei amici a giocare a pallone, però ovviamente era sempre un qualcosa che facevo, ma non mi sentivo davvero a mio agio, no? Davvero a completo agio, anche perché non era effettivamente la mia attività, no? Quindi, grazie alla palestra, effettivamente ho potuto comunque constatare un altro hobby, chiamiamolo così. E poi piano piano, sempre di più mi ha appassionato, finché per un giorno, o meglio, no, non un giorno, finché comunque nel tempo poi mi ha preso così tanto che alla fine mi sono innamorato di tutti gli effetti, no? Io ho sempre avuto una visione in realtà di amare non tanto magari uno sport in particolare, ma un'ideologia, no? Io sono sempre stato caratterizzato dall'idea di essere il migliore, no? In quello che facessi, sempre. Magari, infatti, per un periodo, no? Io scoprii, o meglio, Alex Zanardi mi diede la possibilità di potermi allenare con la sua handbike, quindi fare appunto ciclismo, no? E con la landbike con la quale lui aveva vinto Londra, le Paralimpiadi di Londra, quindi ebbi questo grandissimo onore, grazie agli amici in comune che mi permisero questa cosa qua, e sono tuttora ancora grato ad Alex per quell'opportunità. Io mi ero messo appunto su landbike, seppur non mi piacesse tantissimo la resistenza, perché ero abituato sempre a fare diciamo, quella che alla fine palestra pure, ho orientata praticamente sulla forza, perché in realtà mi piaceva l'idea di essere più forte, no? In quel caso per un po' di tempo poi ho abbandonato l'idea di essere più forte, forte per essere più veloce, no? Però si parla sempre di essere il migliore, cioè non mi è mai interessato far parte della massa, ho sempre visto, diciamo, vissuto la mia vita, ogni cosa che facevo dovevo farla per essere il punto di riferimento, per essere comunque quello che faceva la differenza, no? Cioè, era un'ambito caratteriale che alla fine mi ha sempre contraddistinto. Ho scoperto qualche mese dopo, in realtà, diciamo, questa disciplina, no? Che alla fine la pesistica paralimpica. Devo ammettere che sei innamorato a prima botta, ecco, diciamo così, perché alla fine dopo la pesistica, già andavamo in palestra e sapere che ci fosse una disciplina che effettivamente mi permetteva di potermi allenare e fare gare di panca era un sogno, per me era un sogno. Quando già in palestra facevo qualche sfida con i ragazzi, con i miei coetanei o con i ragazzi più grandi, però non era davvero una vera e propria competizione. Quindi quello era proprio diciamo, il modo per spiccare il volo, ecco, e iniziare ad andare in una realtà un po' più agonistica, diciamo così. E poi ho fatto la mia gara in realtà nazionale qualche settimana dopo, regionale qualche settimana dopo, ovvero ho scoperto questa disciplina. E in realtà conobbi subito tantissime persone nell'ambiente, mi innamorai dell'ambiente, sono sincero. E poi magari in realtà mi hanno proposto di fare la prima gara nazionale qualche mese dopo, alla quale ho partecipato e mi sono preparato abbastanza. Ovviamente il risultato era super super positivo, non mi aspettavo così tanto positivo, ma appunto vinsi la mia prima Coppa Italia a 17 anni, con 123 chili sollevati probabilmente, finché poi un mese successivo c'erano manca a farlo apposta i campioni italiani assoluti, e divenne anche campione italiano assoluto con 127 kg, sembra la mia categoria di peso. Diciamo di lì in poi ovviamente la nazionale mi contattò e mi disse: Aspetta Donato che ti abbiamo perso, un secondo. ok, è un attimo buggato.
Dove siete rimasti? E che allora, la ragazza ha contattato. Esatto. Ok, ok. Mi avevano invitato, diciamo, a diventare parte del team Italia, no? La nazionale, per me in realtà era quello il mio sogno, quindi detto, assolutamente sì, non c'è problema, cosa devo fare? Quindi, diciamo, sono andato nel giro nazionale, finché poi ho fatto una gara internazionale qualche mese più tardi, a fine 2016, ovviamente era una gara, diciamo, di per assaporare un po' la pedale internazionale, no? La vera gara ufficiale era qualche mese più tardi, esattamente circa un anno dopo, da quando appunto ho scoperto la pedalistica paralimpica, no? Infatti lì arriva il secondo junior della Coppa del Mondo, quindi lì effettivamente mi ero cimentato, avevo comunque toccato quelle che erano alla fine l'elite mondiale, no? Certo. E quindi diciamo, ho capito effettivamente che comunque cioè, in Italia era il fenomeno, ok, ma all'estero ero l'ultima cacchetta possibile e immaginabile, no? Ma una cosa sapevo, okay, che ero l'ultimo arrivato, ma non avrei finito come l'ultimo arrivato, ma che sarei arrivato più in alto possibile. Non sapevo fin dove, ma diciamo, non avrei fatto sì che l'idea di essere l'ultimo arrivato mi potesse comunque abbattere, okay, e fermarmi. Era un punto di partenza, bisognava carburare d'ora in poi e arrivare sempre più in alto, no? Infatti poi lì non mi qualificai per i primi mondiali, no? Perché per qualificarsi per i mondiali ovviamente diciamo, ci vogliono dei minimi di qualificazione. E quindi diciamo in realtà mi preparai per la gara successiva per qualificarmi per i mondiali, andò bene, più tardi mi qualificai con 137 finché poi nei mondiali nel circa 6-7 mesi più tardi a Città del Messico riuscì comunque a diventare campione del mondo juniores e comunque a stabilire ben due record del mondo, appunto 18 anni e mezzo, quasi 19 anni, 18 anni e mezzo, con 156 e 159 kg. Poi ho migliorato più tardi nei record 160 e poi per un po' di tempo mi è stato rubato quel record e devo ammettere che ha fatto tanto male, o meglio l'ho scoperto poco prima di fare un'altra gara che mi era stato rubato il record, quindi è andato lì per riprendermi il record e in quella stessa gara uscì fuori gara, quindi in realtà il record mi è stato rubato per ben circa quasi un anno. Finché poi appunto nell'anno successivo, esattamente probabilmente un anno dopo dalla la mia gara dove avevo fatto il record, nello stesso sede mi sono ripreso il record, l'ho migliorato ulteriormente di due volte e poi diciamo, ho continuato comunque a migliorarlo. Ecco, nella mia carriera ho migliorato questo record del mondo ben 8 volte, attualmente ancora imbattuto, con 181 kg, quindi under 21. E ora ovviamente diciamo, l'obiettivo è prima o poi stabilire quello senior, no? Che ovviamente è tanto tanto di più, però lì significherebbe davvero essere la guida più forte del mondo, quindi diciamo lì è davvero è lì che veramente ci sta la differenza. Ma quindi scusami Donato, sei ancora junior adesso? No, okay. Io dal 2020 sono senior, sì. E qual è il record senior? Purtroppo senior è 229, bel po'. Per po' sì. Comunque vai pure avanti, Donato. Quindi diciamo che alla fine ho vinto, diciamo, poi nel mio percorso ovviamente ho avuto molte, molte vittorie. Ho vinto oltre 5 Coppe del Mondo junior, ho fatto anche diversi, diciamo, diversi pod tra i senior nelle Coppe del Mondo. Ovviamente ho vinto due campioni del mondo juniores, oltre a punti record del mondo, ho quasi vinto ogni gara a cui ho partecipato, o perlomeno ho fatto un po' di cose ogni gara a cui ho partecipato, non tutte, ma quasi tutte. Quindi diciamo che non sono andato a casa con mani vuote, ecco, questa è stata un po' una mission, ecco, diciamola così. Alla fine, sicuramente, poter dire di aver partecipato a una competizione internazionale con la maglia nazionale è qualcosa davvero... Non avrei davvero mai immaginato potesse essere così particolarmente fiero. No, io ora leggo magari Italia qui, no? Implicitamente, cioè, diciamo, involontariamente, no? Io solo guardo la scritta Italia, insomma, sono fiero. È particolare una cosa. In realtà davvero pochissime persone possono dire questa cosa, ma davvero particolare. Ancora di più quando poi effettivamente magari la onori in ogni gara tu magari cerchi di fare il tuo meglio, hai portato una medaglia, portando magari un miglioramento, un posizionamento più alto magari nel ranking come magari nelle ultime gare, è ancora migliore una cosa, perché alla fine è come, è
come se tu andassi davvero a fare la guerra, no? Io nella mia vita ambivo a fare il militare, se nello stesso discorso, vuoi fare il corpo speciale per fare le cose che gli altri non fanno, no? E alla fine anche lì è difendere la patria, no? Nel mio caso, non potendo più fare il militare appunto per l'amputazione, ho l'obiettivo di difendere in qualche modo la patria, no? E poi la vita mi ha dato questa opportunità di difendere la patria nell'ambito sportivo, no? Quindi per me, io ogni volta in gara, quasi come se fossi in guerra, cioè vado in guerra per la mia nazione, no? Ogni volta che vado a prendere il posto del podio, ho portato a casa, diciamo, la vittoria, no? La mia squadra ha battuto le altre squadre, ecco. È un po' strano da dire, però in realtà io la vedo sempre così. Poi io ho questa visione anche un po' sempre scherzosa della vita, no? Perché la vita è un continuo, diciamo, di tante sfide, poi alla fine in realtà sono tutte collegate, no? Sono tutte quante probabilmente analoghe, no? Come un gioco dove magari devi giocare, però ogni mossa che tu fai in realtà cambia la tua vita. Io vedo sempre, diciamo, in modo molto abbastanza scherzoso, non in modo molto ironico, però alla fine forse con questo video parla con leggerezza, che in realtà mi fa anche scivolare molto facilmente tutti i momenti difficili, no? E poi fa andare avanti, poi i momenti di gloria mi fa dare il massimo. Chiaro. Beh, assolutamente, hai fatto una bellissima introduzione, Donato. Noi ti ringraziamo di essere qua con noi, perché ci tenevamo moltissimo ad averti. Innanzitutto perché sei giovanissimo e sei quello che direbbero magari nei paesi anglofoni, young gun, nel senso one to watch, uno di quelli da tenere sotto il mirino, perché, ripeto, sei giovanissimo, hai già accumulato tanti trofei e, come hai detto benissimo tu, rappresenti l'Italia e secondo me rappresenti anche l'Italia in una disciplina sportiva che magari non è così famosa ai più, ma che ciò non significa che non sia importante e che non sia rappresentativa per noi tutti. Quindi, ripeto, ti ringraziamo del tuo tempo, perché noi ci tenevamo molto ad averti all'interno del nostro podcast, e perché poi, parliamoci chiaro, siamo fan, cioè quindi siamo i primi sostenitori, i tuoi sostenitori, quindi io mi ricordo che ti scrissi quando c'era la Coppa del Mondo ed ero gasatissimo io, che non c'entro niente, però è veramente una bella cosa secondo me. E poi, come hai detto tu, riesci a trasmettere la tua passione, anche la tua forza di volontà, nonostante le difficoltà che tu hai avuto, ma lo riesci a trasmettere senza quella pesantezza che magari potrebbe contraddistinguere qualcuno di un'età più avanzata. Quindi non è una leggerezza infantile, ma è una leggerezza consapevole di se stessi e delle potenzialità che tu hai e di quelli che sono gli obiettivi che vuoi raggiungere. Quindi, ripeto, noi siamo grandi fan, quindi volevamo averti all'interno del nostro piccolo progetto, perché innanzitutto noi personalmente ci siamo sempre allenati, quindi ci piace la parte di pesistica. Sulla panca facciamo un po' schifo noi, però infatti abbiamo intervistato te per tenere alto il livello. E niente, quindi hai fatto una bellissima introduzione. Passerei alla seconda domanda che mi ero segnato, che era appunto perché hai scelto sollevamento pesi, ma direi che un po' hai già risposto a questa domanda. Quindi a questo punto ti chiederei com'è l'ambiente, cioè com'è stato l'ambiente, come ti ha accolto e quali sono state, diciamo, magari le prime difficoltà dopo l'incidente e come la squadra, prima diciamo locale, passami il termine, e poi quella nazionale, ti ha aiutato a sviluppare questo, diciamo, questa confidenza e anche questa sicurezza in te stesso. Guarda, grazie innanzitutto dei complimenti che mi hai fatto diciamo, il discorso che in realtà era davvero davvero lusingante. Guarda, per quello che riguarda in realtà quello che il complesso, no, ha fatto per me in realtà è proprio il mettermi in una situazione migliore possibile affinché io esprimessi il mio potenziale, no? Perché alla fine si tratta proprio di avere effettivamente proprio diciamo gli attrezzi del mestiere, no? Cioè effettivamente qualcuno che comunque ti seguisse al meglio per quello, nel senso non era un preparatore qualunque, no? Non era un classico qualunque PT che seguiva te per una disciplina, per un obiettivo, no? Era alla fine tutti gli effetti eri seguito da una persona, da uno staff, che effettivamente aveva quello come obiettivo, oggi, no? Non c'era, quante volte magari capita, no? Avere comunque un team diverso attorno a te, che magari fanno diverse cose, no? Magari effettivamente come se solo tu ti senti
parte di quel vero obiettivo, no? Come se tu magari dici, ok, io devo fare questo, ho delle persone che mi danno una mano, ma come si fa da solo, no? Lì no, lì era proprio il fatto che tutti quanti vanno in quella direzione là, tutti quanti ambiscono affinché tu faccia il miglior risultato possibile, no? Quindi proprio questo differente, diciamo, paradigma, no? Differente, proprio concezione, diciamo, del lavoro, no? È fondamentale. L'idea, diciamo, l'idea del gruppo dei pari, no? In quel caso il gruppo dei pari era completamente attorno a me, gli atleti volevano ambire ad avere tanto, no? È un team completo che, diciamo, fare il seguro per te, che lavorasse per te, no? Dove secondo esprime il tuo talento. Quindi in realtà è proprio quello a fare il level up, no? Proprio tutto il contesto si cuciva su misura per me, no? Sì, su misura per me, perché alla fine poi era tutto in base alle mie tempistiche, in base a quelle che magari mi impegno, no? Ovviamente anche quello che riguardava tutta la programmazione in sé per sé, quindi uno staff comunque qualificato, cioè le classiche cose che ovviamente per fortuna molti, in Italia ancora sono contraddistinte, diciamo, dall'alto livello. Infatti poi ho allenatori che comunque per me sono davvero i migliori, no? Davvero riescono a guardare ogni minimo dettaglio e a lavorarci affinché questo qua diventi magari uno dei punti di forza, no? Quindi diciamo sicuramente il supporto, ok? Quindi il discorso tecnico proprio, prettamente tecnico, e poi il mettermi nelle condizioni migliori possibili. Ad esempio io mi allenavo proprio su una panca classica, no? Io fino a circa un anno e mezzo, dopo che ho scoperto la pesistica, mi allenavo su una panca classica da palestra, dove avevo il bilancio da 7 kg e caricavo 140 kg sopra. Cioè un bilancio da 7 kg, io non so neanche in realtà quale fosse davvero il vero limite di cui bilanciere, no? Io fossi aperto con le mie Sì. mani, potevo sopportare il bilancio da 40. Io più di quelli ho paura a provare, perché in realtà non sapevo fino a quando potessi spingere, no? Ovvio, nel senso che anche i bilanci hanno dei limiti, cioè nel senso, quello magari era un buon bilanciere, per molti bilanci da 7 kg o 10 kg hanno dei pesi massimi di 130-140 kg, no? Quindi io ho anche paura a fare quello, no? Per fortuna la federazione mi ha messo nella migliore condizione per allenarmi, dandomi comunque tutta una panca, set, bilanciere, pesi elenco, tutto olimpico, quindi ovviamente poi lì il livello si è alzato esponenzialmente, no? Si parla un'altra lingua dopo, no? Era quello un po' il level up sostanziale, no? Invece era stato più sereno, e poi dicevo che okay, posso come si dice, posso faticare come un drago e non ho problemi di peso, ecco. Chiaro, Puoi ma caricare sotto 200 kg adesso. Puoi Ah? caricare anche su 200 kg adesso, sulla panca. Perché sono 200? Appunto. Comunque, cioè, come è strutturato, diciamo, i tuoi impegni con la federazione? Nel senso che tu fai, non lo so, sparo, poi magari correggimi, Donato. Fai degli allenamenti. Tu di dove sei? Perdonami, che non abbiamo detto. Della Basilicata, potente, ci sono Ok. spazio vicino Potenza, quindi Ok, non tu chiedere che. fai parte degli allenamenti, diciamo, nelle tue zone e poi fai dei sorta di, non so, dei periodi intensivi. In realtà io studiando economia qui a Roma, alla LUISS, no? Io mi sono trasferito circa 2 anni e mezzo fa, nel 2018, sì, in questi mi terzo anno, infatti mi lavorerò a breve. Io in realtà ho fatto tutti i 3 anni qui a Roma, no? Quindi mi sono sempre allenato qui nel centro di relazione olimpica. A parte il primo periodo dove mi sono allenato per 2 mesi, circa 1 mese e mezzo, sono stato fermo perché è proprio difficile muovermi, no? Ora attualmente da circa un annetto sto proprio nel centro di rielaborazione olimpica a Giulio Onesti, dove io dormo. Questa è la mia camera, no? Il mio dormitorio, no? Quindi io ho tutto qui dentro, mensa, qui posso allenarmi, mangiare, fare tutto qui dentro, cioè è come un centro di una vita Certo, di alto livello, sì. È la migliore condizione possibile, perché tu, diciamo, sei concentrato su quello, poi solo quello esatto. puoi permetterti anche in realtà di fare tante altre cose, magari perché riesco a fare tutto, no? Io riesco a studiare, a allenarmi, a fare anche altre cose mie personali, no? Perché? Perché non devo cucinarmi, non devo pensare a cosa mangiare, non devo pulire la camera, perché ci sono le pulizie, ci sta la mensa, c'è tutto. L'allenare a 20 metri mi alleno, no? Quindi tutto all'interno, io devo avere, lo devo spingere, no? Chiaro, Infatti, chiaro. così tanto, diciamo, così tanto, ovviamente, isolante, diciamo, concentrante, no? Mi permetteva comunque di stare subito sul pezzo, che non riuscivo neanche a fare soltanto la trenta, anche perché comunque ho spostato ieri comunque con la città università, seppure in realtà l'università è la mia priorità in realtà. Quindi mi stai trattando quel settore lì, ecco. Quindi Chiaro, chiaro. sicuramente è super, super, super potenziante un ecosistema così fatto proprio per essere atleti di altissimo livello. Certo, Beh, No. è giusto che sia così perché alla fine poi se bisogna competere con il resto del mondo, voglio dire, serve una super specializzazione quasi sin da subito, soprattutto su una disciplina come la tua, che obiettivamente è iper specializzata, giustamente.
Quindi ovviamente un environment che ti permette di non avere stress dall'esterno non può che fare bene. Ma tu ti alleni, scusami Donato, ti alleni anche con i ragazzi di weightlifting, ti alleni nella stessa palestra loro, giusto? Siete tutti insieme? Ok, giusto per capire. E quanti siete in squadra, perdonami Donato, cioè tra juniores, ex juniores e diciamo adesso che sei in seniores? Resistica paralimpica o La inizio? paralimpica, paralimpica. Allora, attualmente qui su Roma siamo due atleti, siamo qui fissi in permanenza, no? Perché altri hanno altri impegni, oppure non altri invece non sono, diciamo, convocabili per stare comunque tanto tempo qui, perché non hanno poi magari un certo livello, cioè in realtà siamo qui noi due atleti, io e Matteo Gattini, perché siamo, ci siamo su un altro ragazzo. Siamo in tre, infatti, possibili qualificati per tutti. Io sono già qualificato, loro sono vicini, però tutti il resto non sono qualificati, diciamo, convocati, anche perché non sono, diciamo, nella lista di to per Tokyo. Non sono, diciamo, Ok. ovviamente la federazione, comunque, come sai, è ovvio, hanno dei budget, devono rispettarli, classiche Certo, cose, no? Non... Senti, io certo. Donato andrei avanti e vorrei chiederti una domanda sulla tua settimana, nel senso a me farebbe piacere che ci spieghi in breve un po' quella che potrebbe essere la tua settimana tipo, come si strutturano i tuoi allenamenti, senza chiaramente entrare nel dettaglio, però per farci capire un po' come si allena un atleta paralimpico, panchista, per arrivare poi alla gara. Ecco, questo mi farebbe Guarda, super piacere. noi in realtà dipende molto dai periodi, no? Però tendenzialmente comunque si parla di allenarsi almeno 6 giorni a settimana. Poi ci sono alcuni periodi di sotto gara, tipo ad esempio questo, no? Lui mi allunga 7 giorni a settimana, 7 su 7, no? E ovviamente 2 sedute giornaliere, almeno io in realtà, Matteo ad esempio fa una seduta giornaliera perché lavora, io faccio 2 al giorno, ovvio che sono comunque, diciamo, fatte in modo da non distruggerti. Proprio per far sì che ogni allenamento possa dare il massimo, no? Ad esempio, questa mattina ho fatto un allenamento di panca, no? Ho fatto 12 ore di panca e basta. Ovvio è che comunque oggi pomeriggio, ad esempio, giusto un po' di cigarette, cosa roba leggera, giusto per tenere un po' di movimento, però alla fine è fatto in modo affinché tu possa comunque allenarti tanto ma bene, no? Le energie per poter spingere tanto. E poter recuperare altrettanto bene, perché magari il lavoro non è, diciamo, non è troppo, ecco, non fa in sovrallenamento tutti gli effetti. Chiaro. Io quotidianamente faccio, ad esempio, panca almeno 4 volte a settimana, dipende, ma dalle 3 alle 4, almeno 3-4 volte a settimana. Poi dipende, diciamo, dal periodo, dipende se sono alta intensità, media intensità, bassa, ovviamente non andiamo mai in bassa intensità. Cioè, in questo periodo, ad esempio, no, le massime ripetizioni che abbiamo fatto è 6 ripetizioni, non si sale solo di 6. Ovvio che magari in periodo di andare alle gare puoi farlo, ma ora all'Olimpico, diciamo, non credo si farà granché, ecco. Giusto magari per fare un po' di scarico, no? Magari dopo una gara scarico un po' di scarico attivo, ecco. Io ad esempio personalmente io amo tantissimo l'alta intensità, cioè se tu ad esempio a me mi fai staccare per un po' di tempo, mi metti percentuali sotto al 85% magari, no? Io, nel senso, se faccio per troppo tempo sotto l'85%, poi mi metti a fare il massimale, io sono morto. Ovvio che non si è adattato, però è proprio una mia gestione anche di lucidità mentale, no? Voglio sempre sentire il carico, cioè sempre sentire comunque un carico che sia almeno il 90% in una settimana, altrimenti magari mi risalito probabilmente. Questa è una mia cosa che mi contraddistingue. Infatti io cerco sempre di, anche quando parlo con il mio allenatore, ad esempio, ti faccio molto velocemente, c'è stato un periodo dove in realtà abbiamo fatto 6 settimane di fila, poi però ho chiesto di smettere, di aver detto in realtà di continuare, poi basta così, 6 settimane di fila di altissima intensità, ovviamente parlo del 99, cioè 98, 100, 101%, cioè comunque diciamo sempre al 100%, diciamo, per 6 settimane di fila. Poi dai, forse non basta, forse devo smetterla, perché inizio comunque a accusarlo un po'. Però diciamo, lui gliel'avevo chiesto io in realtà, non è che l'avevo fatto l'iniziativa proprio perché in realtà mi trovo bene. Cioè, io ovvio che c'è anche un motivo ovviamente fisiologico, no? Però per trovarmi bene devo sentire davvero tanto carico. Cioè, io amo personalmente le negative, ma amo tantissimo, ad esempio, la board press, per quando in realtà non serve quasi a nulla, no? Cioè, gli effetti reali, gli studi reali, ci dicono che in realtà la board press non è così tanto poi efficiente, no? Non è davvero così tanto efficace, se così possiamo dire.
però a me valga molto per, in termini, diciamo, di sentire bene il peso e abituarmi a livello, diciamo, neurale, in effetti, no? Mi piace molto perché, ad esempio, con la board press io spingo il carico, più dopo che magari mi abituo tanto a tenerlo in negativa, non voglio sentire come spingerlo, perché altrimenti forse tipo, non so, ho x chili sempre in negativa, poi provo a spingerli anche magari x meno 2, anche a spingerli e se non ne provo a spingere, quindi diciamo, cerco sempre di farlo anche in una fase di spinta, ecco. Cioè ti permette di... settoriale, esatto, sì. Per abituare mentalmente al fatto di essere pesante, capito? Esatto, ti tiene sempre con, diciamo, il livello d'attenzione al massimo del livello, perché così non molli mai. Ma poi immagino che, come hai detto tu, è una, diciamo, predisposizione tua, immagino, poi a questa tipologia. Sì, cioè, ti trovi bene. Atleta, atleta. Perché, ad esempio, molti ragazzi, cioè, non riescono a reggere questa intensità qua. Infatti, molte persone dicono, come cazzo fai? Cioè, chiaro. È davvero tanto, no? Per cui alla fine non è che sono 6 settimane e poi basta. Magari le 6 settimane prima comunque era comunque percentuale 92-95%. Comunque tanto, ovviamente posso farlo magari ora che ho 22 anni, tra 5 anni probabilmente non potrò più farlo, no? Però ora, qui ora, possiamo farlo, riusciamo a gestire, diciamo, un po' tutto al meglio, facciamo, ecco. E finché si riesce tiriamo, insomma. Esatto. È giusto così. Allora, andrei avanti sulla prossima domanda. Tu recentemente hai vinto una medaglia del mondo, una medaglia d'oro nella Coppa del Mondo con 183 kg, giusto? A Bogotà. Raccontaci un po' le sensazioni della gara e un po' dacci qualche retroscena, insomma, qualcosa di un po' particolare. Diciamo, è stata una gara abbastanza sentita, no? Proprio perché... era comunque un anno che non toccavo una pedana, l'ultima gara era un po' di gara, avevo perso in realtà una medaglia d'oro, no? Quindi senior, quindi diciamo che ero abbastanza terrorizzato, allo stesso tempo ero super super carico, perché io in realtà non avevo particolarmente a fare le gare, cioè sempre paradossale, no? Io preferisco allenarmi per gareggiare. Perché dico questo? Perché la gara è oltre che stressante, no? L'idea di fare tante gare in un anno, o forse poi alla fine anche un po' ovvio, no? Che comunque preparandosi sempre magari non riesci ad avere un bel periodo, diciamo, di effettivo, diciamo, lavoro completo, no? Però ovviamente essendo comunque non i più forti del mondo, essendo comunque tra i tanti, no? Dovevo comunque fare questo lavoro qua partecipando più gare possibili per scalare i vari denti, no? Ma fra tante gare mi stressava tantissimo, anche perché io facendo il calo peso ovviamente era anche pesante come situazione reale, no? Onestamente in 2 anni che sto a Roma, poi 3 anni, no? Ho il problema di non godermi tante cose, no? Perché ho perennemente limitato, cioè, se non posso mangiare, ovvio che non posso fare tante cose, non posso bere, molte cose devo comunque saltare, quindi in realtà sono anche sacrifici proprio di vita, no? Quindi mi pesa davvero tanto, cioè nel senso il giusto ovviamente, però mi pesa comunque nella quotidianità a farlo per tanto tempo, quindi anche fare tante gare era pesante. Io di non farne per un po' mi ha davvero fatto stare tranquillo, mi hanno dato molto molto con più serenità, sempre bene con serenità. Affinché poi a tutti gli effetti era tornata questa voglia di gareggiare, e infatti quando ero arrivato in gara mi sembrava quasi alla fine diciamo a tutti gli effetti di essere finalmente in gara, no? Ero contento, ma ero appunto spaventato. Ovviamente il lavoro che ho fatto era immenso, rispetto a magari alla preparazione di altre gare, quindi era una delle migliori forme possibili, quindi ero tranquillo, molto molto tranquillo. Ovvio è che in realtà quando più sei tranquillo, più in realtà poi in realtà hai paura. Perché? Perché ad esempio, nel mio caso devo fare una misura abbastanza portata, mi servivano semplicemente 183 kg e poi 186, che erano quelli che ho già fatto in allenamento molte volte, quindi erano tranquilli. Ma allo stesso tempo, proprio perché erano tranquilli, mi mettevano paura, perché io ho un problema. Io con i chili, diciamo che non sono magari al mio 100%, non mi impegno, inconsapevolmente, no? Cioè, non chili dovevo rifare outcusing, magari non mi impegno abbastanza, faccio gli errori banali. Poi metti i carichi magari massimali e faccio la best performance. Quindi anche questa cosa, questo mio diciamo, modo di fare, no? Mi spaventava allo stesso tempo perché dicevo, cavolo, ma non è se sbaglio. Perché proprio perché non mi impegno abbastanza con i carichi bassi, non mi attivo abbastanza, quindi ero anche spaventato. Pensavo a vedere i vari atleti davanti a me, che comunque sono fuori gara, devo provare nulla, cavolo, non è che qui, mi fanno anche a me il giochetto, lo scherzetto. Infatti mi stavo un po' spaventando, ho detto, vabbè, l'hai fatto, non vai, sei tranquillo. Non mi ricordo per quale motivo, in realtà, probabilmente ero stato un po' disattento, stranamente, probabilmente mi ha fregato l'emozione,
non mi ero fatta sbagliata, infatti ho, diciamo, è risalita in me l'idea di poter uscire fuori gara, no? Dicevo, cavolo, se non esco fuori gara, come l'altra volta, insomma, 10.000 pensieri, 10.000 convinzioni limitanti, non mi importassero a uscire fuori gara, autonomamente, autosabotarmi, no? Io ho detto, guarda, ok, basta, smettila di pensare come un perdente e pensa come un vincente. I migliori, i fuori classe, si vede nel momento della difficoltà, il campione si vede nel momento della difficoltà, dimostra che è il campione che credi di essere. Alla fine poi ho fatto, diciamo, qualche riflessione tra me e me, e ho detto, ora accendiamo il carro armato. Infatti c'era uno dei miei allenatori, ha detto, guarda, Andò, ora il carro armato è acceso, andiamo in guerra. E ho detto, una cosa del genere, con tutti gli effetti. Infatti da lì un po' ho fatto la mia prova valla, cioè 78, anche 83, e lì ovviamente ho risultato come un pazzo, perché ho migliorato comunque, ho portato sì la medaglia a casa, ovviamente l'obiettivo è il ranking, per migliorare il ranking, e quindi, diciamo, mi ha fatto questo grande peso di dosso, quindi mi portava, diciamo, mi portava dietro, quindi un fuori gara da eliminare e un ranking da scalare, quindi è stata tanta roba. Poi andavo a fare la posa 2 settimane più tardi, appunto c'era un'altra Coppa del Mondo, in realtà sono arrivato terzo, migliorando in realtà ulteriormente la posizione, portandomi dal settimo al mondo a sesto al mondo, con già 91 chilipardi, quindi in realtà ho scalato altre posizioni, distanziando sempre di più quelli che erano il settimo e l'ottavo, quindi mettendomi un po' più al sicuro. Andando anche a 194, in realtà stavo scalando un'ulteriore posizione ancora di più, arrivando quinto al mondo, quindi era proprio il sogno, no? Purtroppo però mi sono rimasti a metà, ecco. Lì probabilmente il mio cervello si è spento, no? Non so cosa sia accaduto, però si è spento, comunque anche il carico era abbastanza alto, comunque l'ho provato poche volte, quindi ho dovuto accontentarmi, ecco, tuttavia di avere una medaglia e un posto in più di ranking per Tokyo, soprattutto in una posizione così importante come i primi posti, è stato davvero, davvero una bomba di emozioni. Ecco. Ovviamente la medaglia è stata più bella, la prima medaglia, però la seconda era stata più meritata, perché effettivamente mi ero espresso al massimo. Nella prima magari avevo fatto dei chili che non sono il mio massimale, in realtà ero felice per la medaglia, ma non per il risultato. La seconda gara ero triste per la medaglia, ma felice per il risultato. Chiaro, che il secondo mondiale era quello di Manchester, giusto? La Coppa del Mondo, sì. Esatto. Ma come mai c'è questa distanza breve tra due campionati internazionali? Perché considera che le gare, diciamo, erano troppo gare per far sì che tutti quanti potessero partecipare alle diverse gare, anche magari in base a ogni persona, a nazioni che stanno in diverse zone del mondo. Ovvio che un argentino è più facile che vada a Bogotà che non come in Inghilterra. Ma ovviamente abbiamo fatto più gare possibili, proprio per essere più sicuri possibili. Chiaro. Ok, ho capito, non riuscivo a capire questo passaggio, perché poi cioè era 2 settimane una dall'altra, giusto? Una cosa del genere, come hai detto, quindi mi mancava questo pezzo. Quindi Ricky, vai pure con la quarta domanda. Ok, la quarta domanda che volevamo farti, un po' ce l'hai già anticipato, forse all'inizio della tua presentazione, ma se ci puoi dire quali sono le emozioni, cosa significa rappresentare l'Italia in un contesto come il tuo. Allora, come dicevate prima, no? Il fatto qual è che in Italia, il più delle volte proprio, è proprio l'ultima, diciamo, essere considerata quando si parla di alcuni sport di forza, no? Perché non è una tradizione come potrebbe essere per una nazione tipo la Russia, no? La Bielorussia, tutte, diciamo, la zona sovietica, per andare a qualche paese dell'Asia, no? Quindi sicuramente è qualcosa di, come dire, come cercare il Pelé in America, no? In America ovviamente Pelé non ci sta, perché magari Pelé non fa calcio, ma il Pelé americano fa football, no? Quindi cercare proprio il qualcosa che è difficile da trovare. Quindi a tutti gli effetti, avere questa opportunità di dimostrare che l'Italia non è soltanto calcio e tennis, no? Calcio è nuoto, ma anche sport comunque si possono praticare, come se non c'è una cultura tradizionale, è davvero molto molto, cioè, emotivamente molto molto forte, anche perché dimostri tutti quanti che non è vero che gli italiani siamo scarsi negli altri, in questo sport qua, dimostri che noi non siamo risultati. Come per esempio, sta dimostrando, per esempio, i ragazzi della pesistica Olimpia, Esatto. Michele Tizzonato, Marco Tarantino, Marco Zanni, no? Quindi è ancora di più confermare che l'Italia c'è. Che si sia magari assentata per un po' di tempo, o che in alcuni casi non è mai stata presente, siamo arrivati. Questione di tempo e arriveremo ai massimi livelli. Ecco. Non siamo qui per giocare, quindi lo stiamo dimostrando gara dopo gara con i denti. La cosa bella in realtà è che ci troviamo tutti i giorni ad allenarci insieme. Poi, ovvio, ci siamo separati da un muro, siamo separati perché sono due parti da paesi differenti, ma
parliamo comunque tutti insieme, quindi anche è un continuo comunque portare l'Italia in alto e assi insieme, quindi è come, come dire, c'è una palestra dei futuri eroi, diciamo così, i futuri che saranno tutti insieme per portare in alto l'Italia. Chiaro, noi infatti, guarda, noi abbiamo, volevamo averti, insomma, non mi vengono le parole, perdonami, apposta perché rappresenti uno, innanzitutto, come dal, nonostante le difficoltà che una persona può affrontare durante la propria vita, bisogna sempre uscirne a testa alta, e due, perché rappresenti anche uno sport, tra virgolette, come hai detto tu, minore in Italia, cioè non è uno sport popolare come può esserlo qui in altri paesi, diciamo, dell'ex Unione Sovietica, e appunto noi ci tenevamo tanto ad averti come, diciamo, atleta di riferimento con il nostro podcast, perché nel nostro piccolo siamo appassionati di sollevamento pesi, quindi non siamo degli eroi, non siamo dei professionisti, però ci piace tanto la disciplina e la rispettiamo tanto, quindi ripeto, per questo che volevamo ascoltare la tua storia e capire, insomma, come sei arrivato a questo punto. Anche perché, come hai precedentemente detto, non è che hai vinto due gare a botta di culo e siamo arrivati lì a caso, capito? Quindi, cioè, il merito va riconosciuto assolutamente. Ok, allora direi che posso andare con l'ultima domanda. Quindi, quali sono le ambizioni future e Tokyo? Le ambizioni future, come dicevo prima, ovviamente è continuare a scrivere altri tasselli di storia, perché le medaglie restano a me, no? Le gare restano a me, ma la storia rimane per tutti. Quindi, sicuramente lasciare un tassello impresso nella storia della pesistica italiana, in generale nell'Italia, in generale nella mia vita, no? Vorrei comunque lasciare un segno, in qualunque ambito sia, ovviamente positivo, spero positivo, no? Quindi sicuramente lasciare un segno di, diciamo, anche di positività. Diciamo, la storia, tipo il cammino dell'eroe, no? come figura anche narrativa. Quindi la persona da zero, aveva un talento ma non aveva nulla, da zero al massimo, zero, diciamo, da non avere nulla ad eccellere, perché magari dopo tante avversità è arrivato in alto. Quindi anche questa positività nel dire, se lui ce l'ha fatta probabilmente in quell'ambito, probabilmente posso farcela anche in un altro, quindi lasciare qualcosa per tutti. Ovviamente il mio sport voglio fare lui, voglio vincere tutto. Non so se lo farò, perché in realtà io ho tanti progetti nella mia vita. Mi piace sfidare me stesso in tanti ambiti. Infatti ho 10.000 progetti avviati e che si svolgono contemporaneamente. E quindi non so se davvero farò tutto, ma cerco di fare il più possibile nel tempo che ho a disposizione per questo, della mia vita, no? Per questo slot diciamo, dedicato allo sport a un altissimo livello, voglio fare più cose possibili. Ovviamente il mio sogno qual è? Vincere l'Olimpiade. Cioè, se, diciamo, come dicevo prima, non sono lì, non vado lì per partecipare, non mi interessa partecipare. Partecipare è la scusa che si danno i perdenti per non aver dato tanto quanto dovevano dare per vincere, no? Quindi magari poi se vai là, partecipi, magari arrivi quinto, sesto, settimo, ottavo, no? Non puoi saperlo, però quella è un'altra cosa. Tu dai il massimo, tu ti impegni per vincere, anche perché se tu ti impegni per vincere non arrivi preparato come se tu ti impegnassi per partecipare, quello non c'è dubbio, no? Quindi chiaro, chiaro. Perché tu comunque ti alleni, comunque ti alleni, comunque ti dedica tempo la tua vita a farlo, perché farlo nel modo mediocre? Sì, Una perché volta farlo a metà? Farlo Chiaro, così, assolutamente. magari c'è sempre un qualcosa in più, sicuramente, però farlo, se non al 100, almeno al 99,9%. Noi dai il tuo massimo possibile in quel momento, no? Sempre questo, ripeto, il sogno dell'Olimpiade, io sogno, mi aspetto di vincere, voglio vincere Tokyo. Sono difficilissimo, lo so bene, perché non sembra siamo quelli più forti al mondo. Sono il ragazzo più giovane che andrà probabilmente alle Olimpiadi, o tra i più giovani, quindi le mie categorie sono i più giovani, quindi il meno giovane ha 10 anni più di me. Però, ripeto, siamo qui per fare la storia è scritta da chi crede di poterla scrivere, quindi andiamo e dominiamo, ecco. Bravissimo Donato, così che volevamo, questo che volevamo sentire. Ma infatti, ripeto, ti ringraziamo di essere stato partecipe del nostro podcast perché, cioè, sei per noi e penso per spero per tanti una vera motivazione
indipendentemente dallo sport che si faccia, ma sei una vera motivazione come, diciamo, se dovessi pensare alla figura dell'atleta, ecco, l'atleta motivato che vuole dare il massimo, noi ci teniamo ad avere te, diciamo, sotto questa figura, perché sei un'ispirazione quotidiana e speriamo che insieme, grazie anche a questo podcast, riusciamo a raggiungere un pochino più persone insieme, far conoscere la tua storia e, insomma, alziamo un po', diciamo, l'interesse nei confronti sia tuoi personali ma anche verso la disciplina stessa, perché comunque secondo noi ha sempre bisogno un pochino di un aiuto dall'esterno, nel senso che bisogna non è che un aiuto non necessario, però bisogna riconoscere i meriti, visto anche appunto le tue prestazioni recentemente, anche quella di Pizzolato, che purtroppo nella nostra cultura, diciamo, che non sono magari così considerate come potrebbero essere le classiche partite di Serie A o qualunque altro evento sportivo. Secondo me solo Serie A, perché poi le altre hanno sempre un po' meno audience. Quindi, no, sei veramente una grande ispirazione per tutti noi. Speriamo che tu possa diventare ispirazione anche per i giovani ragazzi, ragazzi anche più piccoli, che nonostante le difficoltà quotidiane, chi più e chi meno, riescano a trovare la propria direzione come hai trovato tu. E sicuramente che riescano a trovare delle figure di allenatori o comunque di preparatori che abbiano la stessa volontà, che come hai descritto prima, la volontà di vincere, perché alla fine questo è quello che conta, il resto sono chiacchiere. Benissimo, ragazzi, vi ringrazio anche per questa bella chiacchierata, spero comunque servirà magari a dare sia qualche spunto a voi, magari a tutte le persone che ascolteranno, come hai detto anche tu, forza Italia, ragazzi, forza voi stessi, no? Portate voi stessi a un livello superiore in ogni ambito della vostra vita, e ambite sempre a raggiungere i vostri sogni. Sognate in grande, perché nei piccoli sogni non c'è magia, diceva una persona, non so chi, no? Però questa frase in realtà mi illumina sempre, ecco. Poi ripeto, magari quel sogno in grande non vi porterà magari effettivamente dove volete arrivare, ma sicuramente più immagini un sogno grande, un sogno piccolo.